Farò la mia randa solo. Va bene, vai a fare una randa solo e noi Allora. flottiamo. Allora. Intanto eccoci qua con Marco, sei davvero simpa, grazie Artium. Siamo qui con. Intanto dici gli audi come Oh Marco, sono. cosa sto vedendo? Oddio. Tutto Ma storto. era messo bene. Era messo. Ma io vi Tu giuro che cosa l'ha stai messo. Avete facendo? visto all'inizio che l'ha messo, che l'ha fatto bene? Destra, Sì, ho trasformazione, già fatto, ho già fatto, eccetera. ho già fatto. Monster Hunter World Incel c'era scritto. L'ho letto benissimo. Monster Hunter World versione Sì, ho sgranata. letto. Marco, Sì, hai ho letto tutto? letto, sono E velocissimo puoi fare un io. Sì. riassunto, per C'è favore? scritto Leonardo Simi, deve andare al creatore il più presto possibile. Allora, Abbassati un po' che basta, sei va bene, alto. abbassati un Su, po'. faccio subito. Ok. No, Marco, prima, da quando te ne sei andato, poi sei ritornato, no? Il tuo microfono è cambiato. Ha detto no. All'inizio si sentiva un crrr fortissimo in sottofondo, Ma poi quando? invece ti ha alzato tantissimo il volume, una decina di No, minuti io lo fa. sento giusto. Bravo. Boh. Lo sentivo dritto nella mia mente, sembrava Ragazzi, mentre voi la mia intrattenete, io coscienza. faccio una cosa. Marco va a masturbarsi. Airu, come vuoi Marco. intrattenere? Io direi che Ho finito di fare possiamo. la cosa. Ah. Connessione a PlayStation Network. Che succede? Non si fa niente. Stavamo intrattenendo. Ah, ma devo togliermi la maglietta io. Pensavo che era una cosa lunga. No, no, Sì, devo togliermi anch'io. la Tipo, maglietta. che ne so, va a pisciare, si sta cacando addosso, non Vabbè, lo so. l'importante è Tanto che comunque non avevo ancora pensato a nulla, quindi è. ero No, in ne stavamo difficoltà. improvvisando. Oh, ci sta un nuovo strumento, il rampino artiglio. Va bene. Allora, multigiocatore. Ci uniremo alla partita di Alberto Simi. Oh no, Oh no. Marco, adesso si vedranno i numeri nella Oh live. no, Verranno oh no. tutti quanti, qui c'è una della Al. stanza da tre. Oh Esatto. no, unicorgi. Cerchietto, devi avviare la quest. Accampamento 1. Ah, intanto chiamo il mio prestissimo personaggio maschio. Così. Applica. Maschio. Inserisci il tuo nome. Dove va inserito? Qua. Mi chiamerò. Oh no, è Bakayoko quello. Non mi fa scrivere, ragazzi, alla fine. Marco, clicca sulla barra di scrittura in basso e Sì. scrivi. Anche Credevo fosse nascosta la tastiera, invece no, è proprio. No, no, puoi scrivere con la tastiera del Sì. computer, con remote play. Ah, sì. Cerchio. Line Cerchio. killer. Ok. Il mio gatto sarà. È Pierluigi? terribile. No, Come si chiama Pierluigi sarà che è terribile? Majin gatto il mio. No, ma cazzo, ma quello lì, il secondo della colonna, cioè insomma, quello in mezzo, il primo della seconda colonna, non Sì. so come dirlo, era Sì, Virus. sì. Cerchio, il signore oscuro dei ghiacci. Hai visto come ha chiamato il gatto? No, L'ho non chiamato. l'ho visto. Lo dirà Artyom. O forse lo vedete in live. No, non l'ho visto, Vabbè, mi no, lo sciolto. vedrete in live dopo. Amici, cosa Allora. introduce questa beta? Ce lo dirà il buon Alberto o il buon Mamma Cerchio? mia, quanto si vede male col fatto che ha 7:20. Allora, che devo fare, Ari? Devo fare la missione facile e poi ne rimettere. Non mi ricordo più come funziona. Facile. Metti la prima missione. Accampamento 1? Sì. Accampamento 1 e poi fai cerca per ID e ti unisci. Cerca per ID sessione. Allora, facciamo così. Control. Copia. Op. Airu, tu mi hai dato solamente una cosa, mio coso ha 3 slot. Oh no, è morto Discord. Oh no. Ragazzi, è morto Discord, andiamo su. Mi senti? Pronto? Team speak. È morto Discord. Oh no, ho aperto TeamViewer invece di TeamSpeak. Oh no. Oh no. Amici, amici! Ah! Ah! Oh, Ah! oh, Ah! 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 Airu, Amici? dicevo. Amici?
Dado, ciao. Airu, tu mi hai inviato una... Sì, non ci entra tutto quanto. Deve io non vi entra. Sento se non in live. Ah, no? Noi ne sentiamo. Aspetta. Ehi, eccovi. Vabbè, ci senti, ok. Era da prima che stavo urlando. Fanculo, facciamo così. Allora, L2D Z. Confermo. Intanto dicevo, cosa aggiunge questa beta? Airo, ma non posso scegliere la mia arma? Sì. Ah, okay. Dove cambio equipaggiamento? No, lì quello del gatto. Il primo, equipaggiamento. Equipaggiamento. Ragazzi, io mastero il bastone. Quindi... Mentre Marco si mette l'arma, vi dico cosa c'è in questa beta. Beh. In questa beta ci sono una mappa nuova che nel gioco intero non c'è. E niente, questa qui. Però non la vedremo adesso, la vedremo nella prossima missione. Questa qui fa vedere, la prima missione fa vedere tutto quello che già c'era praticamente, tranne le nuove meccaniche, tra cui il nuovo rampino e l'artiglio. Praticamente con questo artiglio tu puoi attaccarti al mostro, ti puoi lanciare con il rampino, attaccandoti a lui, e poi con l'artiglio lo puoi menare. Ah, io non ho preso niente per intrappolare il mostro, spero l'abbia fatto tu. Ma no, lo uccidiamo. Ah, ok. Siamo in live, dobbiamo far vedere l'action. Quanto siamo forti. Dobbiamo far vedere il sangue e i morti. Morte e disgraziare. Ricordiamo tutti i mostri mostrati. Tutti i mostri presenti in gioco sono maggiorenni e quindi possono essere filmati. Esatto. Allora, cosa devo fare? Allora, intanto prendi le pozze qua. Qui c'è la cassa scorta, ognuno prende uno e uno. Esatto. A me quanto è brutto in 720 sto gioco, però. Venite qui. Qui dietro l'accampamento. Dove andate? Qui c'è la mensa. Con che si corre? Allora, con L3. R1. Ah, io corro anche con L3. Come ti trovi più comodo? La mensa, cosa fai? La mensa, a mensa mangi. Prepari il tuo piatto. Guarda, c'è scritto difesa fisica, aumenta attacco. Ma scusa, non ci sta il... Io c'ho il piatto fico, quello non ci sa più. Selezione dello chef, eccolo. Che fa un po' tutto quanto, però un pochino di meno. Ah, questa tipa, io quando giocai, è la waifu, cioè, in realtà non è tanto, è un po' strana. È la cosa più odiosa che sì, esista. Sì, infatti. Lei non è male da guardare, anche perché noi streamiamo 7:20, quindi... Ciao Espo. Sì, no, sempre stato. Ciao Espo. Buonasera. Allora... E io questo gioco qua, cioè quello tutto, l'ho giocato ma non tutto, c'era su PC. Adesso siamo da play. Un attimo i tasti. Allora, te che arma c'hai? Il martello. Dato con R1 corri. Sì. O con L3. Aspetta, vieni qui giù che qui. Un attimo, però mi devo ricordare anche i tasti. Ah, vabbè che c'ho. Allora, mi sta spiegando tutto. Con la X schivi. E fin qui. Col cerchio non fai una sega di niente. Col quadrato usi... Sì, puoi raccogliere le cose che ci sono per terra. Col quadrato ho usato qualcosa. Col quadrato usato usi quello che è equipaggiato in basso a destra per cambiare quello che è equipaggiato. Che cazzo è successo? L1 e fare o quadrato o cerchio per muoverti in iso. Ok. Con che si attacca? Con triangolo. Con triangolo estrai l'arma. E poi, mentre hai l'arma estratta, puoi anche usare il cerchio, R2, tutto quello che c'è scritto in alto a destra. Se vedi, oddio, non mi ricordo più le mosse. Porca troia, com'è che si faceva? Ok, così. C'è la guida in alto. Comunque il mostro l'abbiamo trovato. Dov'è? Un attimo che stavo... Qui, guardate la mappa, c'è... Ok, un attimo che devo ricordarmi... Devo ricordarmi le cose. Dov'è che state? Là, qua okay. Su. Qui Cercello. Arrivo. Vabbè, adesso aspettiamo il Cercello. Eccomi, scusate, stavo ricordandomi... Ah, la cosa bella di questo Monster Hunter è che hanno reso molto più facile... È la scia che ti guida verso il... No, Marco, guardami. Chi sei? Oh. Perché sta ballando? Oh no, la default dance. Oh no. Oh no. È diventato stupido. Andiamo.
Questa qui è una nuova emote dell'espansione. Cosa stai facendo, Marco? Ti faccio vedere come muovo il mio bastone. Lo stai dando in faccia, Marco. Scusami. Non se è piacevole. Se venite qui c'è il baccello torcia. Potete raccoglierlo e ve lo carico automaticamente nella fionda. Con L2 prendi la mira, con R2 spari. Il baccello torcia dà fuoco al pavimento che tocca. Non al mostro, però. Quindi lo piazzi per terra e ci fai camminare il mostro per dargli un... Dov'è il signor cattivo? Questo. Il signor cattivo è sotto. Vedi che è trasparente. Cosa? Quindi è l'icona sulla mappa. No, io vedo malissimo. Col remoto siete davvero da far schifo. Bisogna andare di qua. Andiamo, signor Alberto. Tutti quanti laggare male, ragazzi. Oddio. La lei com'è, ragazzi? Vi vedo slaggare a voi. Vedo... No, sarà per la beta. Ah no, ora andate bene. A tratti vi teleportate. Ah, c'ho proprio voglia di rigiocare a questo gioco, ragazzi. Perché non sto facendo di roba, ho giocato da solo. Cazzo, me lo scudo della stamina. Lei va bene. È questo? Sì. Sì. Ma è quello classico? Sì, sì, questo qui è il primo, l'ho detto. È... Anche per chi non ha mai giocato a Monster Hunter, hanno messo il primo, che comunque è semplice. Vabbè, per chi non ha mai giocato a Monster Hunter, tipo io, non si nota la differenza rispetto a World normale. Perché se ci fate caso... Perché ci sono non ci ho nuove... mai giocato e quindi non sa cos'è la differenza. Ci sono nuove combo che non venivano aggiunte dal 15-18, nuove combo. Io, boh, sul bastone non sto trovando niente di nuovo in realtà. Guarda, puoi attaccarti con L2. Ah, l'hai già fatto te. Sì, L2 cerchio e ti attacchi quando vuoi. È rampino quello, no? Sì. In pratica hanno reso inutile la cosa figa del bastone. Beh no, perché le mosse che gli fai mentre stai attaccato sono diverse. Sì, questo è vero. Aia! Aia, perché mi sono rampinato? Comunque amici, diteci poi se vi piace, perché magari ce lo compriamo, se io sì. Da Marco. Perché a questo punto, perché sti bastardi, io c'ho su PC, ma loro sono stronzi. Ma perché si muove sto stronzo? Aia, ma... Non lo so perché, è molto agitato, non vuole restare nella zona. Non vuole morire questo stronzo. Starà prendendo un botto di danni e... Non è abituato ad avere gente così forte contro. No, è che c'è scritto che è facile la missione, no? Infatti ci abbiamo delle armi che fanno un male che non ho mai visto. Cioè, così presto. Cazzo. Si fa le speedrun in 15 secondi, cioè, se si muove. Che cazzo, non riesco più a usare la combo fica. Allora? No, mi stava mangiando. Ah, ok. Vi facciamo vedere un po' come funziona il kinsetti in maniera seria. Io posso sparare il mio insettino. Colpisco parti del mostro. Ci sono parti che hanno colori differenti. Quando lo tengo tutte quante e tre, aia, bastardo, mi dà un buff molto fico. Oh, questo è buono. Buff la chiappa. Dal tipo di insetto, dal tipo di bastone, sì. C'è quello che magari ti aumenta l'attacco, quello che ti aumenta il recupero vita, tante cose belle. Lo sto cavalcando, vedi? Tu li salti sopra, questo qui è senza rampino. Tu li salti sopra e lo colpisci costantemente con il coltello. Ok. Una volta che si stanca, poi gli puoi tirare una combo che lo devasta. Dato che sono uno stronzo, gliela faccio in faccia. Non ci sto capendo niente. Anch'io. Ecco che sono. Oh no, si è tartarugato. Questo è il bello di cavalcare i mostri. Mairu. Cosa sto facendo? Ma io sto mangiando. Non bere! Non scrivere mentre qui. Non rischiare! Lo stiamo aprendo. Ciao Guder, come va? Comunque Dado, dicevo, con il martello, se tieni premuto R2, carico, puoi correre. È l'unica arma che puoi tenere fuori e correre. Sì. Più tieni premuto e più ovviamente fai male. E mi sa che c'è una combo semi-infinita che dovrebbe chiamarsi Big Bang. Controlla a destra, vai l'arma estratta. Sì. Fermati per favore, signor mostro. Tra l'altro, ragazzi, questo gioco l'ho preso al day one. Mamma mia. Raga, ma io Monster Hunter lo adoro. Ma io Monster Hunter lo adoro. Day one per PC era abbastanza
tardi rispetto a... Sì, questo qua è vero. Sì, era tipo 4 mesi dopo, 5 mesi dopo. Sì, ed era anche ottimizzato con le palle, se sì. Sì, aveva il netcode sminchiato. Sì, all'inizio sì, ricordo. Mi cacciava via dalle... Ma ora l'ottimizzazione come è messo su PC? Non lo so, non l'ho proprio dal 15-18 io. Penso vada un po' meglio comunque. Cioè io non c'ho... L'avevo comprato con i miei amici, poi a nessuno piaceva Monster Hunter di loro. E quindi sono... E quindi sono rimasto... Ma non ho lasciato da solo, ovviamente io... Monster Hunter da solo non andai a giocarlo. No, io è uno spettacolo, io ci giocherei... No, sì, anche io, però col fatto che comunque... Se stavo online, poi giocavo con ad altre cose, non ho più avuto modo di continuarlo. Ah, vabbè, sì. Ma io l'ho completato. Che sto facendo? Quasi completamente in ma solo, perché sbaglio tasto? Il signor Guder che è qui in chat. Venite qua un po'. Salutiamo Guder intanto. Guarda, l'abbiamo menato, venite qui. Ah, bisogna carvare le cose. Ah. Vado, vieni qua. Prima l'abbiamo menato. Abbiamo rotto le parti terra, che possiamo prendere. Se vedi per terra, qui c'è il residuo. Vedi? Ah, residuo con... di Gran Gagras. No. Qui dove sono io, sotto il mio culo. C'è una pietra bianca. Ci sono le impi- ah, okay. Qui pietra. No. Ah. Residuo, Marcello Torch. Residuo. Sì. Quelli lì sono quelli che... Dov'è il Natale? Cosa? Comunque ragazzi, sapete che io, quando ho giocato la storia principale, mi sono fermato al Paulumu, quindi proprio all'inizio. Paulumu? Vabbè, non è tanto inizio, dai. Vabbè, più o meno, cioè, è la seconda zona. La seconda? No, la terza. No, nel senso quando dopo che viaggio con col coso che poi precipita la nave. Sta dormendo, quindi ora gli facciamo il figlio. Esatto. Si è tartarugato. E schiantaci, porca puttana. Dato, dopo, se vuoi un consiglio, prova le doppie lame. Sono molto fighe le doppie lame, sì. Secondo me ti piace un sacco. Perché entri in modalità rage quando carichi la barra. E inizi a tirare colpi uno dopo l'altro. Fino a quando non ti sta. Oh, ma non gli si toglie la coda a sto stronzo? No, a lui si rompe la cresta che ha in testa. Credo che gliel'abbiamo già. Sì. Rotta. Che prima erano tutti i capelli. Appena nevato penso che sia dopo Guder. Artyom, grazie! Artyomone, grazie per ma la risposta. Ma che bravo. No, questa è ancora la mappa iniziale. Voilà. Questa è la prima, siamo... Anche perché Dado non ha mai giocato. Vabbè, poi qui si carva. Qua si carva, sì, esatto. Mi ricordo i grandi scherzi di amici, perché comunque noi siamo fisici, quindi volendo se mi fa un attacco caricato, io volo via. E quindi ci sono i grandi scherzoni che mentre tu carvi la gente ti spazza via con gli attacchi caricati. Ah, perché l'hanno tolto. No, non c'è fuoco amico. Non c'è fuoco amico, però. Mentre stai carvando l'hanno tolto adesso. Ah, ok, meno male. All'inizio però ci stava. I combattimenti puoi farlo. Ma non è fuoco amico, tu non prendi l'hanno proprio sposta. No. Infatti ora Dado mi ha tirato un colpo col martello, mi ha lanciato in aria e io gli ho tirato un colpo mentre volavo. Al mostro. Cazzo, le mega combo, oh no, c'è la pubblicità. Sì, col martello e la spada. Prefettore preordine? No. No. Sto per premere sì perché stavo premendo molto velocemente X. Benvenuti in un altro episodio di Marco fa acquisti in live. E vi mostro i dati della sua carta in live. Esatto. Ok, siamo sempre nella stessa lobby. Marco, dicevi il tuo CVV è 421. 123. Via Fasulla 123. Via Fasulla... No, com'era? Via Fasulla 123. Via Fasulla 123, ok. Sì, che era una delle mie puntate preferite. Comunque, Marco, ci sono due insect drill diverse. Sì, lo so, infatti adesso provo il secondo. Bravissimo. Cosa... Devo uscire per cambiare missione? No, a me dice che siete già in missione con me. Sì, ma è sempre la stessa oppure l'altra? No, l'ho cambiata io. Ma l'ha cambiata. Zanzara di merda! Che paura, Leonardo Simi! Si chiama Bambaro dalle grandi corna? Amer Simpson! Sì. Apposta. Amer Simpson, tu hai già una scena! Squasciatori Anja, quindi. Tra l'altro, ragazzi, io volevo giocare il Monster Hunter World campagna singola in live, avevo la pazza idea di farlo,
Ma avrei dovuto ricominciarlo perché al maialino avevo dato un nome non consono alle live. Ovvero Marco Cercello. Marco, allora, sì. La vostra sigla di cartoni preferita credo che sia He-Man and the Masters of the Universe di Vanni. Secondo me la mia... anche sono tante le mie sigle preferite in realtà. O Yu-Gi-Oh! Dragon Ball GT. Oppure quella dei Cavalieri dello Zodiaco. No, quella no. No, ah, scusate, sono colpa mia. Comunque, dicevo, Dado, anche a Marco, l'armatura che vi conviene mettere adesso, o quella del Leghiana o quella del Bambaro? Ma ormai perché siamo già pronti. Qua... No, poi... Vabbè, no, puoi cambiare. Basta che ti togli il pronto e fai. Armatura di cosa? O Bambaro o Leghiana. Oh, aspetta che ho fatto una perché mezzo. Il Bambaro è tutto ghiaccio. Quindi così almeno c'è la resistenza. Ma dove lo vedo? Come da sa... Si chiama? Così si chiama. Scusa, mi sto volendo male io. Io sono bellissimo. Sì, è spettacolare quello del Bambaro. Anche quello delle ghiane. Io adoravo l'armatura del Toby Kadashi perché adoravo il Toby Kadashi, è proprio fregno. La spada lunga del Toby Kadashi era spettacolare. Vabbè, io usavo il bastone perché figurati se non uso il bastone io. L'altra arma che usavo era la katana, poi magari mi faccio una sfida con la katana. Sì, io sempre quella lì ho usato. È proprio figa se la katana. Se vuoi cambiare, aspetta, ma me la devo ricordare come funziona la katana in live, poi meglio di no. Va bene. In live uso il bastone e mi ricordo meno male come funziona. Siete pronti? No. Sì, signor Clemente! E io quanto grosso! Una frase che a Marco non viene mai detta. Esatto. Alberto Simi. Beh, viene detto a Marco che comunque è un ciccione, però. Ragazzi, io domani ho un orale, mi sta salendo l'ansia, come la mettiamo? Marco. Ma come l'orale domani, è vero? Sì. Non lo sapevo mica. Ma come no? Voi ricordavo che c'era l'8 luglio. C'era tipo no, l'8 luglio è un esame. No, solo c'era l'8 luglio, il 25 luglio ho degli esami. Domani ho l'orale di misure meccaniche. No, scusami, cioè Marco di Mamma Gairo di fluidodinamica. Non c'era la mezzo? Ah, è giusto, scusami. È l'abitudine che su Generation c'è. Cazzo, è la mezza però. Guarda, sono dei tronchi per terra. No, Airo non c'è più. Qui. Ah, mica la vedevo. No. Sono sempre dei tronchi per sbagliato. Terra. Sbagliato. Ordina pasto, selezione dello chef. Qui ovviamente siamo nella parte innevata, no? Sì. Però hanno messo questa cosa bella, che c'è la sorgente termale. Al posto di bere bevande calde come si faceva nei giochi soliti, puoi sia bere le bevande calde che farti un bagno qui o nelle altre sorgenti per non... Morire di freddo. Per il freddo, perché il freddo ti consuma la stamina. Ok. La stamina qual è? In alto... adesso non la vedi, ma dopo quando... Quando corri ti compare. Quando corri vedi che ti compare, sì, esatto. Ah, ok, quella gialla, no. Sì. sì, quella gialla. Ok, quella gialla. Il freddo sta riducendo la tua resistenza. Si abbassa da solo, ok. Ingoiate il crocifisso per l'esame, porta fortuna. Guarda, se ingoiamo noi il crocifisso prende fuoco sia la gola che il crocifisso. Comunque, vi conviene prendere la bevanda calda ugualmente. Sì, perché non sta facendo niente. Non so perché, forse bisogna fare un'azione. E vabbè, comunque mi sa che non c'è la bevanda calda. No, c'è la calda. Invece sì, ok. Poi, la cosa bella di questo Monster Hunter è che vedi, ci sono questi piccoli animaletti. Quanti oggetti c'ho, porca puttana? Negli altri giochi non ci sono. Quali animaletti? Questi piccoli... Qui vedi dove siamo noi. No, non vedo nessun animaletto. Non vedi nulla per terra? No. Sto trasportando una palla di neve, poverino. Ma noi di calcolo ne vediamo male, eh. Ah, eccolo! È qua, da me è qua. Oh, patati! Guarda che dettaglio, che spostano, tolgono pure la neve. No, ma guarda il dettaglio del... Che lui possiamo. Dado, giusto, se no. Sì, no, ho sentito. È allagato un po'. Ho visto. Della neve che noi togliamo mentre camminiamo. Esatto. Sì, anche. No, la cosa bella di questo... Attenti al lupo. Ma è scemo pure il lupo, ce l'ho attaccato. Non riesco ad attaccare, aiuto. Anche, okay, ecco. Ragazzi, non riesco a tirare fuori l'arma. Ok. Non me lo ricordavo. Attacco gli alberi cattivi. Quello okay, è comparso un bersaglio, ma non è il nostro. Muori. Lo lasciamo. Facciamolo, dai. Dai, vado. È qui. Dove?
Ah, ma io sto prendendo il bisonte gigante. Ah. Questo qui è il... è una variante? Del Barrot. No. No, no, Giraga, sì, mi sembra... No, però... Infatti... Che dovrebbe stare prendendo la stessa zona del bar. Del bar, sì. Ok. Che spettacolo. Questo però. Qui è il anche il nome è molto simile al girato, distorato, non me lo ricordo, però. Guarda che bella col neve, col ghiaccio sul... No, è spettacolare. Ti giuro, hanno fatto un lavoraccio, si vede. Oh, e che cazzo, non riesco più a fare bene la combo con questo stronzo. È cambiato molto anche il feeling delle animazioni, le vedo molto più fluide. Ma magari siete che hai giocato quello su Switch fino ad ora. Può darsi anche, però... Boh. Non penso si mettano a cambiare animazioni per un DLC. No, cambiarle no, però migliorarle un pochino, penso. Iron, mi ricordi con che tasto si faceva la combinaria continua? Non ho mai usato l'insect blade. Ok. La conosco perché è giusto conoscerla, però non... Comunque, ok, vi ho curati. No, non è così. Aia la puttana di tua nonna. Ah, tra poco devo cotare. Se vedete nella vostra, nel vostro inventario, avete tre pillole della difesa e una della forza. Servono ad aumentare la difesa e l'attacco. Ah, sì? Incredibile. Però non so per quanto tempo. Vabbè, se venite sunnati dovete spammare la difesa. Sì, sì. Ho una... Aiuto! Marco, sei stato attaccato da un procione? Sì. No, mi sono messo... Qui c'è un bengala, se volete pure. Ciao Simo! Marco, fammi vedere come si picchia, ma certo che lo faccio. Così, guardi. Dovreste avere la nullbacca. No. Quando vedete che siete troppo ghiacciati, usate la nullbacca. E dove lo vedo? Dal personaggio, si vede che è tutto pieno di neve, tutto... sporco. Non c'ho. Ah, sì, eccolo. Questo qui non è per nulla semplice come mostra. Vedo. Mi sta menando e un po'. E non è neanche quello che dobbiamo fare. No. C'ho nell'inventario? Sì, sì. No. Eccola. Non bacca, sì. Non mi ricordo davvero più come cazzo si gioca a sto gioco, madonna. È normale. No, ma adesso un po' di rabbia. E lo mettiamo... Comincia a stornare di continuo. Ah, ecco com'era la combinaria. La cosa del montarlo con il rampino... Quando usi l'attacco col triangolo mentre li stai addosso, gli ammorbidisci la carne che tocchi. Ma guarda che sfiga. Quindi puoi prendere più danni in quella zona lì per un po' di tempo. Ma c'è qualcuno che lo sta montando? Lo sto montando. Ah, lo stiamo montando. Spamma triangolo. Spamma triangolo. Se ti dice, dice di muoverti, l'hai attaccato, gli hai fatto l'attacco pesante? No, mi sa che la buttato giù, mi sa che la buttato giù. Non fatelo scappare. Che palle. Dov'è? Si è dato? Qua di qua, sì. Cercato di fermarlo col baccello, ma non c'è. He-Man and the Masters of the Universe. Piripacchio, piripacchio. Dato, ma l'avevi cavalcato col rampino o senza? Col rampino. Ah, ok, allora no, hai fatto bene. L'unica cosa che devi fare quando mi stai sopra è spremere il triangolo una volta e gli fai un male importante. Cazzo, ma qui la neve è altissima e quindi si va lentissimi, che figata. Sì. Sì. E infatti ci sono i gioielli o gli amuleti o armature proprio che ti diminuiscono questa cosa qui. No, ma guarda, è fatto davvero bene. Io non capisco la gente che va a dire che Monster Hunter World sia il gioco fatto male, guarda. Sono i puristi del cazzo. No, Gelf... per parte non dicono sia fatto male, dicono soltanto sia un pelino più semplice rispetto a... E questo qua è vero, questo è da dire. Hanno ragione. Questo che è vero. Ma secondo me non è che è più semplice, che semplicemente Monster Hunter prima era difficile perché le animazioni erano un dito nel culo.
adesso è tutto più fluido e quindi viene tutto più semplice. Sì, io mi ricordo per evitare gli attacchi del Gore Magala su 4 Ultimate. Esatto. Porca puttana. Dovevi capire, per qualche motivo devi capire che ti stavo attaccando. Lì era un rinfoderare, sì. Rinfoderare continuo, qui è molto più pulito. Che cazzo sto vedendo? Cazzo. Merda. Quanto è duro? Questo qui, se riuscite, attaccategli il corno. Se ci riuscite, ovviamente. Perché si spacca. Sto sopra! Spaccato su spugno per un po'. Vai, Marco. Non ti far cadere. Sì. Non ti far cadere. Eh sì, mi è partito l'italiano. Ho sbagliato tasto. Ok. Cazzo. Sono ancora sopra, sono ancora sopra, sono ancora sopra. Ok, ecco qua l'attacco figo. Vai, vai. Ok. Perfetto. Perfetto. Credo gli abbia rotto anche il corno. Sì. Che faccio con la modalità demone? Ti incazzi e cominci ad attaccare fino a quando non si consuma la barra. Marco abbassa, di se adesso mi abbasso, aspetta, appena finisce qua. Forma triangolo e cerchio, fai quello che ti pare, vedi? La combo dovrebbe chiamarsi tipo furia qualcosa. Cazzo. Provo a fare una cosina, provo a fare una cosa. Ah, poi dato quando il mostro zoppica, una certa vedi che zoppica, ovviamente si è indebolito e se gli lasci una trappola lo puoi catturare, catturando un mostro prendi molto più drop quando lo carvi, cioè non è quando lo carvi perché non lo carvi proprio, lo porti via. Non lo carvi, però sì. A fine missione ti dà più. Ragazzi, credo che da domani giocheremo a Monster Hunter 2. Ok, allora a fine live vi faccio vedere mentre lo compro, ho capito. Io non vedo l'ora di questa espansione. Cioè, questa espansione è la mia fine. Questa espansione sarà 50€, 60€. 41 mi sa. Cazzo. Lo so, però... Boh. Mi ispira tantissimo. Tempo di 10 minuti. Mi sa che non ce la facciamo a fare mi il bambino. Mi sa che abbiamo fatto una cazzata, ragazzi. Sì. Vabbè, sciallo, sì, dai. La magari... Sì. Bambar. Ora uccidiamo lui, poi andiamo a provare col bambaro, oppure esploriamo un po', vediamo se c'è qualcun altro. Sono scemo? Sì, prima mi era abbassato, però sa come il mio volume. Sì, c'ha... non si sa perché c'ha volume ballerino. Intrappoliamolo. Venite qui, venite qui. Ah, metti la ciappola, ok. Sì, lo meniamo. Dove l'hai messa? Qui. Ok. No, ma perché già ce l'abbiamo in... No, si sta dando? Ma guarda che sfiga. Oddio, Airo, mi sembra... Ah, ci stai sopra. Vieni qua, brutto stronzo. Airo ha fatto l'eroe. L'ho provato. Mi è finita la stamina. Cazzo, no. Comunque, se vedete, nell'inventario avete polvere di vita e linfa vitale. Sono due oggetti di cura che... Ma ricordavo sta mossa. ...intorno. Ah, gli stai sopra, Airo? Quindi... No. Ah, ho visto, mi sono messo stessi sopra. Ok, con L1 c'è l'inventario rapido. Sì. Sì, io non lo so usare, non... Ah, abbastanza comodo. In realtà puoi anche usare le freccettine sotto, quelle del D-pad. Ah, il D-pad, cazzo. Sì. Oh, quello sì che è comodo. Puoi usare il D-pad? Sì. Mm-hmm. Ah, non ne avevo la minima idea. Su quella cosa no, è perché mi trovo comodo col sistema... normale. Oh, che cazzo è successo? Cosa ho visto? Mi sto tirando baccelli perforanti. Dov'è la neve? Perché siamo nel deserto? Ragazzi, siamo nel deserto, sta tramontando. Ah, tramontando e quindi cambia spettacolo. Ma quindi ti sembra sabbia, ma in realtà è neve, ma col riflesso rosso è del neve col riflesso cazzo che figata. Dai. Oh! Che cazzo sta succedendo? Oddio! Ma c'è la valanga! Oh! Dove? No! Vabbè ragazzi, ma che cazzo hanno fatto, ragazzi? Ma che cazzo di figata? Ma che cosa hanno fatto? Ma siamo impazziti! Ma è morto! È morto? Cioè, deve essere per forza morto! No, ma è ancora si muove! Insistite, insistite!
Dai, insistete in italiano. Stai zitto, io insistite. Insistite, mi suonava un po' strano, però non capivo perché. Il condizionale. Il condizionale? Ah, il congiuntivo. Mi date no, lei? No, no, insisti sì, sì. Tu, insisti lei. Esatto. Non capisco. Dai. Ok, sta doppicando. Dove andare, bastardo? Figlio. Che cazzo gli ho visto Toccolo. Fare? Toccolo! Sì. Vai, vai. Soppica troia, ah, yeah. No, ma oh, guardate. Vieni subito qui. Mi ho tirato un botto di danno all'improvviso. Non ho ancora quotato. No, anche io dovevo quotare tipo da secoli. Oh, sai cos'è? Ci hanno dato le armi. Allora, che... ah, dado, vedi sotto la stamina ci sta la lama? Sì. Di che colore? No, non quella lì. Sì, sì, è quella. Ok, sì. C'è una lama. Verde. Ok, allora si è messa bene. Sai cos'è? Abbiamo, ah, sì. Ci ha dato le armi con la... questa durabilità, ok. Bianca. Ciao, Giuseppe. Ciao Giuseppe la marca, più grande uomo. Marco Cerchietto, il più grande eroe che la storia avrà. Dalla città di Roma. In una buca della schiera. Adesso vi faccio vedere una cosa divertente. Lo vedete, no? Sì. Un attimo che sto bevendo. No, aspetta che io non ci sono. Sì, sì, no, con calma. Ho dei wyvern che mi guardano male. Dado, sali sul tronco dove è Marco. Guarda, io faccio aiuto. Così. Ho finito la stamina. Le... venite anche voi, venite, mettete la vostra botte. Dovreste avere la bomba botte sì, grande. Sì, sì. Grande però, non quella bomba, bomba botte grande. Mettetela qui in testa. Sì. Mettetela, l'altra ne avete due. Sì, sì, vai, metti l'altra. Adesso un attimo. Oh, che si volo! Si è morto! Abbiamo 5 minuti. Come cazzo si metteva? 5 minuti non bastano molto a trovarlo il babbaro. Ma perché è tipo uno scimmiozzo il babbone? No, è un cervone. È un cervo grandissimo. Oddio, lo voglio fare. Nella foto, sì, nella thumbnail. Dovrebbe, è quello di cui Marco ha l'armatura. Forse anche da. L'armatura. Ok. Beh, sono dentro di lui, amici. È sempre stato rotto nel, nel carving sto gioco. Sì, no, è fatto apposta. Cioè, no, perché se ci fosse anche Airu, ti ricordo il Gore Magala quando andavi a carvare che dentro era una caverna praticamente. Esatto. Venite qui, andiamo da questa parte qui. La cosa che si è persa un po' da World in poi sono le zone della mappa. È vero, prima è vero, vero. Memoria. Prima le imprave memoria, adesso non... no, hai ragione. Vabbè, è il fatto dell'open world, perché dato ti considera... No, ma imparavi proprio, tipo, cioè, tu iniziavi la missione e dicevi nella zona 3 c'è lui, per forza. Sì. Invece qui devi andare un po' più a caso. E poi soprattutto, vabbè, ci stava anche il fatto, era un po' più guidato anche per il fatto che le zone erano a caricamento. Sì. Non è... ogni zona era un caricamento diverso. Invece qua tu vedi che ci vai diretto, no? Perché vabbè, c'è una cosa che c'è anche nel gioco normale, guardate, se premete che la fionda... Che puoi scivolare, esatto. Ah, se puntate la fionda verso l'alto e premete cerchio, c'è il cuneottero qui. Oh, sai che non l'ho mai fatto? Mai? No. Puoi dondolarci e attaccarti... Guarda in alto, Dado. Ah. Puoi attaccarti con la fionda e dondolarti. Può essere comodo anche per scappare dai mostri o per muoverti un po' più velocemente. Non lo sapevo, non l'ho mai fatto. L'ho lisciato. Che figata. Questo qui però c'è anche nella versione normale. No, non lo sapevo mai nella vita, non l'ho provato. Io ho una mosca sullo schermo. Vi ricorda qualcosa? Perché non riesco a correre? Vado più lento quando corro. Che spettacolo. Ti giuro, vado che sfigata sta zona. Può essere. Ah, io voglio finire sul guys. No, io corro. No, Marco è più veloce di me. Sul guys non possiamo farci nulla. Amici, non posso scendere. Corri. Fai R1. Ma Dado, ma sei stanco. Vedi perché non puoi correre. Hai finito la stamina. E cosa devo fare? Aspetta. Mi stecca ben cotta. Perché aumenta la stamina di base e in più. Ah, ok. Ok.
No, ragazzi, ma guarda, guarda che spettacolo l'ambiente. No, vabbè. Sì, è molto figo. Qui si può salire camminando. Vabbè, c'è il cuneotto. Comunque si dovrebbe. 8 bistecche ben cotte, ragazzi, che roba. Sì, sì, questa qui la rifacciamo. Ora stiamo un po' esplorando, magari lo troviamo davanti. Airo, come fai a saltare? L2 cerchio. Devi puntare i così. Ah, quella fionda, ok. Cioè, sì, col rampino. Sì, sì. Cazzo, che figata, ragazzi. Mamma mia. Qui, guarda sulla mappa, c'è una X. Sì. Vuol dire che qui c'è un drago anziano la maggior parte delle volte. È una zona raggiungibile soltanto se un mostro decide di distruggerla e quindi si apre una nuova zona della mappa. Che figata. Questa cosa non la sapevo, non fatto tutto giocato poco. Perché non si è arrivato nella valle. Invece il nostro cervo non si troverà. Facciamo riavvia missione a sto punto. Eh sì, dai. Manca pochissimo. Dov'è il timer? Non c'è. Te lo dico subito. Manca un minuto. Ok. Prendiamo Airo, dice Wooder. Cosa? Io lo prendo al day one sicuramente. Probabilmente lo preordino anche perché c'è l'armatura di Yukumo. Dai, Airo è ricco. No, Marco, è il livello emotivo. Io voglio quell'armatura. Perché è il Monster Hunter a cui ho giocato di più. Quindi sto proprio. Poi, non so se si può ancora. Se ci sono zone qui in questa mappa, ma si poteva andare sopra. Avanti. No. No. Stai zitto, per favore. Che figata, ragazzi. Sì. Ho letto bene Ipno Rospo? No. Para Rospo. Mi hai dato un calcio. Siete. Ma so. Mazza, ci manca un quarto d'ora. Dado, tu pensi di dire che ne facciamo tutte e tre? Abbiamo fatta una. Ma perché ero detto, c'è 20 minuti a missione? Ma perché il limite della missione è 20 minuti. Poi. Quindi in teoria devi finirla prima. Molto in teoria. Conto che abbiamo missione, iniziato 10 minuti più tardi. Fallito. Ciao, Abbone Bello. Ciao, Abbone Bello. Che è Abbone. Abbiamo iniziato molto. In ritardo, comunque, una decina di minuti, anche un quarto d'ora. No. Per quanto metterci gli equipaggiamenti. Sì, no, ma dico un quarto d'ora direi di no. 10 minuti forse sì. Però. Forse 10 minuti sono passati. Per me 8 minuti e mezzo. Comunque sì, a fine live vedrete Marco Cercello che comprerà il... vaffanculo, stronzi. Per me però si può anche andare avanti e farle tutte e tre. Vediamo quando finisce la seconda. Forse però. Per me... Vediamo quando finisce il bambaro e decidiamo. Il babbano. Il bambaro è quello che ti vende la bamba? Sì. Dado, non si dice questa roba. È buona la bamba. Airu. No, ma la bamba è quella che si balla. Ah. Quella che ballano in Brasile. Evviva la bomba. La sangria. La sangria. No, ragazzi, non bevete. No, che l'alcol fa male. No, non è vero, bevete, ma bevete responsabilmente. Quindi dopo aver bevuto prendete la Ferrari di vostro padre. No, non si fa. Non se si avete fa, bevuto ragazzi. Camminate a piedi. Se avete bevuto fatevi ospitare da un amico, oppure fatevi portare a casa da un taxi che non ha bevuto. O da un'ambulanza, da un taxi, oppure chiamate i vostri genitori e fatevi venire a prendere, loro saranno o chiamate un'ambulanza, ma saranno più scocciati se devono pagarvi un funerale. Allora, esatto. La situazione è grave, chiamate un'ambulanza. Amici, per favore, avete idea di quanto costi un funerale? Non volete sapere quanto costa io non funerale, me lo ricordo ragazzi. Quanto costa 3.000 euro ti partono per un funerale. Abbastanza, sì. Allora, vabbè, ovviamente mangiando alla mensa mangia anche il gattino si prende dei bonus. Il gattino ti prende gli oggetti e ti dà una mano in combattimento. Il gattino è molto molto utile. Se vedete nell'inventario. Ah, devo dire che comunque questo gioco giocato così con il remote perde tanto. Sì, però sti cazzi. No, io non ho idea, ho sempre giocato... Eh no, te stai giocando dalla Mega TV.
Andiamo dritti sul bambaro, dai. Se... Comunque, la cosa che non vi ho detto prima, degli animaletti piccoli, praticamente nel gioco completo tu hai una casa. Sì. Okay. In questa casa tu puoi metterci tutti gli animaletti che trovi in giro. Li catturi con una rete e te li metti nell'appartamento che camminano e poi puoi andarli a salutare, li accarezzi, fai quello che ti pare. Bambini, no, non lo sapevo questa cosa. È frizzante che il gasato rende la vita movimentata. Esatto. Dai, non vuoi un funerale, mi seppellisco da solo. Ah, vedi che bravo. E pensate, se volete far bruciare, cremare, in termini gergico... Gergale. Appena inventata, ti piace? Come? No, ho appena inventato il termine gergico. Mi piace come suona. Costa tipo sui 10.000 euro, giù di lì. Ah, vaffanculo, accendi un falò, via. Sì, no, veramente vai, non lo so, in una spiaggia libera, accendi un falò. Eccolo qua, no. Tracce localizzate. Credo di aver tracciato il mostro sbagliato. Guardate che carino! C'è un procione, ragazzi! Dov'è? Ciao! Dov'è? Non lo vedo! È bellissimo! È qui! Ma dove? Ciao! Ma quanto sono belli sti cervi! No, i lupi! Oh! Ma io non ho visto il procione. Marco, vedi nelle terme, lì l'ho visto io. Ma gli effetti particellari comunque sono spettacolari, non vorrei dire. Perché stiamo attaccando i cervi, scusate? Infatti dai, andiamo. No, io non sto attaccando i cervi, erano i lupi che mi infastidivano. Ma che carino, il procione l'ho visto adesso! Hai visto che bello? No, aspetta, credo sia un sasso quello che sto vedendo. Sasso, quanto sei alto. Marco, adesso. Perché mi ravvicinato al microfono, sì. Per vedere meglio lo schermo. Marco è cieco quasi quanto me. Dado. Quanti gradi ti mancano? A me 2.5. Ma il fatto è che vedo a 7.20. Abbone dice che le sue ceneri le sulla mia califa. Sì, Gooder, ti ricordi i cervi? Questi qui erano su Freedom Unite, che è il primo gioco per PSP di Monster Hunter. Mm-hmm. Anche i mammutti. Le tracce dicono qua comunque. Le tracce però, vedi, indicano il mostro sbagliato. Sei sicuro? Sì, oh no! Oh no! Una vecchia conoscenza, Airu. Abbiamo ritrovato il Beatodus. Oh no. Beatodus però... lui. No, dobbiamo andare di qua. No, Marco, lascialo stare. Ho sbagliato strada. Eccolo! Eccolo, arrivo. È lassù. Aiuto, quanto mi si è sbicchiata la telecamera per un attimo. Quanto grande. Signor Cervo, per favore. Ragazzi, quanto è grande. Come si sale? Ok, si sale. Arrampi che corri e... Oddio, è enorme, non mi aspettavo. Enorme, l'attacco? Vai, vai. Ragazzi, si è alzato. È la fine. Ovviamente, ragazzi, questo gioco lo consigliamo a chiunque... Sì, sì. ...voglia un pochino di sfida, però... sappiate che... a lungo andare potrebbe diventare una sfida molto blasfema, come dire. Sì. Però che spettacolo il design dei mostri, ragazzi. Mamma mia. Alcuni sono contro semplici, ma fanno veramente tanta scena. Contro è spottante imparare. Sì. È gratis, però... cazzo. No, con il design di mostri Dauntless si fa un segone a tre mani, non c'è storia. Aia. Ma anche perché, spoiler, il Gore Magala, mamma mia, quanto... creava un'altra dimensione. Cosa? Certo, che bello che è il Gore Magala. Quando entra in rage ti manda in un'altra dimensione fino a quando non gli rompi il corno. Ma ragazzi, ora con tutti i discorsi, a Capcom non è l'ultima arrivata comunque. Come? Ho sbagliato. A Capcom non è l'ultima arrivata. Sicuramente. Aia. Capcom sa quello che fa comunque. Cazzo! Un po' di cazzate. Oh, ma come riesco a salirgli in testa? Il restare in merda. Oriente, non uscire da lì, però... Aia! Ma quella è una cosa che fanno, che fa anche la Square. Tutti i giapponesi. Tutti i giapponesi, vabbè. Dai, era appena risalito. È il loro cazzo di mentalità del cazzo. Paralizzato, andate. Aia! Per il quale tutto ciò che è fuori dal Giappone è male. Esatto. E non è uno scherzo, lo sapete meglio di me. Madonna, quanto gli ho fatto male, ragazzi.
Sto sopra? 115. No. Un attimo, devo aspettare che ricarichi la stamina. Ma provo io a cavalcarlo. Ma io non sto riuscendo a salirci. Aspetta. Ci sono. Ma vaffanculo. Okay. Dure che lo sto attaccando in testa. Ma fai col rampino. No, vabbè, io sono vecchia scuola. È diverso. Fai cose diverse in base al tipo di cavalcatura. Se lo cavalchi saltandogli addosso, puoi tirargli una combo devastante. Invece con... Anche perché il saltargli addosso ci vuole molto di più che col rampino, quindi... Sì, poi lo puoi fare tot volte, perché se non è stanco non glielo fai, praticamente. Esatto. Calmati un attimino, per favore. Ok, sta andato. Dado, la prossima devi provare a usare la spadascia. La spadascia caricata? Tantissimo. Ma mento cazzo, è figa. Acqua normale. No, io gli farei usare la lama caricata. Un botto più figa. Entrambe, in realtà. Vabbè, Dado, tanto lo comprerai, quindi. Non è quello. Ragazzi, ho scorreggiato. Sarebbe un po' determinato. Ragazzi, ho scorreggiato di nuovo. Ma con un po'. Guder chiede dove si trova questa mappa nella storia vera. Dove si trova questa mappa nella storia vera? Nel gioco, se non sbaglio, la mappa non viene completata una volta che hai finito il gioco. C'era una parte vuota. Devo ricontrollare. Oh, ma si è allungato le corna? Ha preso un albero! Che spettacolo! Le corna, ma siamo impazziti? Lo sto cavalcando. Vai, Dado. Salta anch'io. Vai. Mi ha fatto del dolore allucinante, devo... No, ragazzi, poi probabilmente sono morto. Ok, sono ancora vivo. Ho fatto mettere a Dado prima l'amuleto dell'amicizia. E ce l'ho anch'io. Praticamente quando usiamo pozioni o oggetti curativi, in una certa area curiamo... Ma affanculo, stronzo, a me no. Ma ce l'abbiamo in giro, ma... E poi ero impresso. Sono stordi... niente. Poi abbiamo la polvere di vita quando volete. Che cosa fa? La polvere, la cosparge in aria è cura d'aria. A prescindere dall'amuleto. Bello tosto questo qui comunque. Sì, sì. No. Dai! Bella Dado. Voglio rompergli le corna, lo schizzo. Ragazzi, ma mi si è rotto il chinsetto, non sto tornando. Oh no. Qual è il chinsetto che ti hanno dato, il tuo drone? Sì. Quello di base. Sì. Non fuggirai. No! 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 Cazzo! Cazzo, speriamo si menino! Se si menano è una cosa buona. No. Non si sono sì, il fatto che si possono minare i mostri è spettacolare. Sì, sto guardando un film di Godzilla. Sì, è spettacolare. Ci sono alcune volte in cui le volte è completamente devastato. Sì, sì, sì. Ma anche poi tipo quando ci sta... Mi ricordo appunto che il come si chiama quell'altro Iron Man? Quale? Quell'altro che abbiamo esplorato a sconfettire prima, il... Il Gyarados? Il Gyarados? Il Gyarados, insomma... Che stava nella zona del Barrot. E quando combattevano insieme erano bellissimi. Perché poi ci stava lui che girava, si metteva a girare attorno al... Eh sì, come un serpentino, no? E esatto. Poi il Barrot che lo sbatteva per terra. Esatto. Maremma... No, abbiamo 10 minuti, ragazzi. No, ce la possiamo fare. Solo che dobbiamo insistere, parecchio. Wow! Ma sei pazzo? Ah, ha preso di nuovo l'albero? Sì, mi ha dato in testa l'albero. Ne abbiamo rotto una gamba comunque prima. Dado. Siamo fortissimi. Sì, prima quando è caduto per terra. Wow! Ho preso un sasso! Ma siamo impazziti! Ma basta! Basta! Credo sia entrato in rage perché non lo dimostro. Io sia morto. No! Marco, se c'è la polvere, ce la fai. Prendi anche Dado. Merda, ho sbagliato. Che polvere?
polvere di vita si chiama, oppure linfa vitale, ce ne sono due. Ah, ok. Credo si stia stancando, ma non abbastanza. Ma porca! Sto sopra! E questo qui è la difficoltà normale, Sì, sì, sì. Voglio vedere il Tigrex dopo, che cazzo deve fare. Maremma. Per chi non lo sapesse, il Tigrex viene considerato uno dei... viene considerato un mostro brutale, si chiama. È la classe di mostri brutale. Tra cui c'era anche il Barrett, che me l'ha scoponato. Che bello il Barrett. Ecco il turbine! La macchia è rossa. Ora devi usare la cote. Ce l'hai sempre in inventario. Che cazzo sto vedendo, ragazzi? Madonna, quanto lo sto menando, però. Disputa territoriale, ragazzi! Ragazzi! Sì. Cosa? Alla fine? E alla fine si menano. Si attacca tra di loro. Si menano. Dov'è? Cazzo! Cazzo! Eccolo, vedi quant'è la. Vedi che ne fa la mossa da serpentello? Ma che cazzo! È bellissima sta cosa. Ma che gioco è, raga? Ma questo gioco c'ha 2 anni. No, sì, sì, sì. 2017, febbraio. No, fine gennaio, 26 gennaio. Io sono, sai, quelli che cercano comunque giocare a Monster Hunter World. Hai visto? No. Porca puttana! E pensa in modo, pensa che lo devo pure ricomprare. E sta scappando. Marco, io ci giocherei volentierissimo su PC, ma... lo so. Ma probabilmente pure io non lo tiro. Sì, è molto probabile. Mi sa che serve una 860 per reggerlo, non mi ricordo. Penso esiste l'860. Come era che si chiamava? 760. Era uno con l'8, però. No. La 1080. No, la 1080 no. Se no non lo facevano il gioco. Dov'è? Oh, ma siamo pazzi? Questo qui è da denuncia, comunque, sto moveset. Io non... Dai! Dai, niente, non sono salito. No, non sono salito io prima. No, ok. La cosa comunque che dicevo prima è che nel gioco normale la feature di usare... Ah, non si riesce ad evitare. Qui, se avete l'arma equipaggiata... Va bene, va bene! No! Devo. No, sono stupido. Ok. C'è un residuo, gli abbiamo fatto male, diciamo. Avevo evitato, però. L'ha preso un altro! Sono scemo. Dov'è il gatto che ti aiuta in questi casi? Porterò. Mi sa che non ci sono i gatti perché siamo in 3. Sì, mi sa che... Sì, i gatti ci sono solo quando ti gioca in 2. O in solo. E perché te li fa scegliere? Perché sarebbero 8. Se ci fossero 4 gatti e 4 cacciatori. Perché i gatti sono veramente tanto buoni. Che sto facendo? Oh, no, sto bevendo. E ancora non è morto. No, ma ti pare? Ok, sta doppiando. Ci vuole ancora un po'. Ciao Taichi, come va? Uomo bellissimo, come mamma va? Mia, mamma mia. Non possiamo catturarlo. Come mai? Non abbiamo le tranquillanti, non le hanno messe in dotazione. Dovremmo craftarle, ma ci vuole un po'. Andiamo qui, guardate lì in alto, c'è un gatto. Sì. Venite qui. Dove siete? Avvicinate il mostro qui. Marco, qui dietro. Non so dove siete. Marco, guarda la mappa qua. Ok. Oh no, Discord. Va bene. Ok, ora va bene, grazie. Il gatto, se gli passiamo da vicino, dovrebbe aiutarci.
Merda. No, guardate che ci sono momenti il... Sta zoppicando forte. Adesso è tipo notte, guardate, guardate il colore che è cambiato. Cazzo, che figata, ragazzi. Regala qua, eh. Ok, sì. Di puro. Bravo, Dado. Non ho dimenticato di prendere la pillola. No, cosa? No. Oh no, Eru, si è dimenticato la pillola. Ah, ma siamo pazzi? E lo vai dal medico. No! Ok, l'ho ferito. Sì. Che Discord mi caccia quando io dico che devo abortire? Io non ho capito. No, us. Sì, sta andando, sta andando. Insistete un altro po'. Questo qui è andato. Dipende, ma 5 minuti, eh. No, meno di 5 minuti. Si fa. Ora insisto un pochino sulla faccia. Si sta muovendo troppo. Meno male che ero a terra, non mi ha preso quella parca. Ma sono pazzi! Qualcuno usi la polvere. No, ok, mega pozione faccio io. Oh, tira fuori l'arma. Ragazzi, non mi sta attaccando, ragazzi, mi sta sminchiando i tassi. Ma a caso, sto bevendo a caso da solo, io non mi prendo il tasso. Forse quando, prima, quando hai avrei toccato la levetta per sbaglio e ti ha usato l'oggetto. Che culo, non mi ha preso. Dai, che ci muore, Madonna, che male. Oh, niente. Madonna. Ragazzi, io sto sudando. Ragazzi, sai che non ce la facciamo a fare anche il Trigress. No. Ma io direi facciamo. Proviamo. Perché tanto la falliamo sicuro. Quindi almeno provare. Che dite? Ma per me va bene, se marcano una fretta. No. No, forse no. Io ci sono un amico che doveva venire su Discord, ma in caso allora, di 20 minuti. Si fa la no, tanto ancora non è arrivato, sciallo. Ma sì, tanto conta, massimo 20 minuti durerà, perché sì. o fallirà o lo uccidiamo prima, ma no. Ne dubito. No. Yes. Vabbè, ovviamente ora che stiamo giocando la beta, ci sono delle ricompense per ogni missione che completi. Ah, c'è stato un terremoto a Roma. Ah. Non ho sentito nulla. Terremoto a Roma. Terremoto a Roma? Sì. Ah. E Marco, buon Marco. Ah, ragazzi, il terremoto! Aiuto! Aiuto! No, è contro le regole di Twitch. Ed è vero. Sì, no, è vero. Allora, adesso cos'è qui che devo usare? Ma sera pure abbastanza forte. Decidi tu. O la labarda mammut si chiama, o la fortezza cromata. La barda mammut. Sono uno accanto all'altro. Mi stanno scrivendo in 40.000. Se vuoi te le spiego subito. Vai. La labarda è un'ascia grandissima che una volta caricata diventa uno spadone. Ok. L'altro invece è una spada e uno scudo che una volta caricato diventano un'ascia. Grossa. È proprio la labarda mammut. Vai. E l'armatura? L'armatura è Tigrex. Fatemi controllare un attimo però. Il Tigrex non era elettrico, no? E il Tigrex non fa elementi. Ma si dicono tipo pochissimo fa. Boh, io non ho sentito davvero nulla. Epicentro 18 km da Roma. Prendi alle 22.43, cioè letteralmente ora. Io non ho sentito niente. Mettetevi il set del Gyros. Del Gyros. Che è la seconda. Hai contrastato il terremoto con il tuo premere di tasti del pad. Cos'è che devo prendere per il motore del? Gyros, la seconda. Ok. Attendi partenza. Che carino quel gatto comunque. Sì. E poi gli ho messo la cosina da sciatore tipo. No, Marco pensava fosse tutta l'immersività di quando il mostro buttava i sassi. Sì. Io quando prima c'era stata la valanga, Un attimo, vado a chiedere intanto come mi piace se sono vivi, se non sento qualcosa. Che cazzo? Ti immagini, solo camera sua era intatta, il resto della casa non c'era più. Sarebbe stato molto divertente. Comunque ragazzi, non so se avete... sapere se vi piace il live questo gioco. Sì, ovviamente, perché... se vi piace,
Ditecelo, lo riportiamo, perché... se no lo riportiamo lo stesso, perché non mi frega un cazzo. Più che altro riportiamo quello completo, non il... cioè beta. Non il DLC, ovviamente. Vabbè, il DLC poi quando esce si fa... si tu, ma però... lo fai te. Papà l'ha sentita e mamma no. Ah, ok. E mamma l'ha preso, per il culo perché diceva che... ah, sei pazzo. Salutiamo la signora Marina e il signor Luca. Un attimo che devo mangiare. Sì, ecco. Sarebbe stata pure la corrente se la casa si fosse distrutta. Se la casa, ok. Non è vero. Beh, dipende. Perché dici le cose non vere? Simo. Simo, ti ho chiamato Luca. E tu non puoi farci niente. Marco si è nevato. Ehi, andiamo. Marco si sta nevando. Mi piace la neve. Cosa? C'è la borra. Per quello sono tutto bianco, vedi? Ah. Sono venuto. E mi ci sono fatto un bagno dentro. Comunque il terremoto era da 3.7. 4.1 io ho letto. Qua c'è scritto 3.7. Vabbè dai, non è troppo forte. No, ragazzi, io, allora, io di solito li sento. Non ho sentito un cazzo. Solo uno. Io sento pure quelli da 2 di magnitudo. Di solito pure io, non ho sentito niente. Mio. Ragazzi, io vi ho avvisato. Il no, cancella. Qualcuno cancelli. Cosa? Quello che ha scritto Simone. No, perché lo fai, Simone? Sì, ma un minimo di testa però, dai. Dai. Su. Un minimo di testa. Vabbè. Dai. Facciamo il T-Grex. Sì, cioè è lui che fa noi, perché... Dicevo, il T-Grex è probabilmente uno dei mostri con il moveset più rotto che io ricordo. Perché camminando ti fa male. Quindi... ecco. Allora io vedo Airu che corre sul posto. No, io lo vedo andare bene. Ok, adesso no, va bene. Credo fosse pietra appuntita. Io mi butto. Eccolo! Quanto cazzo è bello! Vabbè. Cazzo è bello, l'hanno fatto tale e quale! Vabbè, come volevo che lo facessi. Ho capito, ma non era così in HD prima. Io voglio vedere il Ligorio Magale in HD, quanto cazzo mi fa sesso quel bestione. A cosa mi serve cambiare l'ascia in spadone? Il danno, la velocità. Il danno è quella lì che hai tu adesso ha di base. Guardate un attimo il pavimento, però. Quanto danno. Guardate sì, il pavimento. Sto guardando il pavimento. Sì. Che spettacolo è. Dicevo, dato, in modalità spadone, ogni spadascia ha una fiala. In quel caso hai la fiala potenza, ovvero che fai semplicemente più danno. Ragazzi, dimmi. Va fatto. Lo cosa? Faremo. Il Tigre. No, non lo facciamo, ma sei scemo. No. Si fa. Ho preso la spada lunga a forza, io non mi ritirerò così presto. Wow! Mi ha quasi ucciso! Anche a me. Sono già a 2 mega pozioni che uso. Ricordate che avete la pillola della salute. È la pillola del giorno dopo, ciò. La pillola della salute è una mega pozione che però è istantanea, non devi berla. No, dado. Quante morti abbiamo? 2? Penso 3. Penso 3 morti. Forse 4? Non è vero. Vabbè, vedremo. Por favor. Sì, non è come Dontrix comunque. Non c'è la animazione. Quindi se muori torni alla base. Sì. Basta. Hai consumato una vita di squadra. Lo spadone è molto più veloce. No! Porca troia! È molto più veloce. Molto più veloce. Ho detto lo spadone, ragazzi. Lo sentito. Ho detto lo spadone. Io non l'ho fatto. Porco! Apposta. Nulbacca. La nulbacca qui sembra una delle cose più utili in realtà. Che cazzo, ragazzi, non riesco a fare niente. Meno male. Ho perso i sensi. Marco, tentativi rimasti 8. Beh, dai. Alla faccia, orca puttana. L'avranno alzato per la beta. Minchia, che male. Sta per facciare istanze una dopo l'altra. Pillole. Okay. Il mio fetish verso le certole grosse, sì.
come ieri il coso. Fammi scendere, dai. L'armadillo. Ma non mi fa scendere? Oh. No, pazzo! Ah, ok. No, quando tira le pietre fa un male incredibile. Io non sto riuscendo col perlo. A col perlo? Scusate. Dato, prova con la col rampino, lanciati un po' contro. Ah, giusto. Ti conviene, magari. Perfetto. Ah, yeah, quanto danno però. Ti aspettiamo qui, Dad. Se ne va? C'è qui vicino. Ah, sì, c'è l'accampamento qui vicino, sì. Marco, ci sono i cuneotteri. Oh no. Dove passo? È da dietro, puoi saltare in un buco. Lanciati giù, dovresti arrivare dove eravamo prima, dove sei morto. Ok. Sì, ci sono vari accampamenti. Ma non mi aveva preso. C'è uno. Qui, essendo più grande la mappa, ne hanno messo più di uno. Si può decidere da dove iniziare. Marco disintegrato. Fammi concentrare, va. Poi qui nella beta la mensa è utilizzabile solo una volta. Ma scusami. Per missione. Mi sono sopra comunque, quindi. Ah, ok. Tiriamo lì sta coda via. Vediamo un po'. Perché. Cazzo ragazzi, cosa sta accadendo? Il pavimento! È caduto il pavimento lì! Oddio! Cazzo! La Capcom è impazzita! Sì, no. Non c'era questa roba nel gioco? No, no. Non c'era. No. Non così tanta. È molto molto più dinamica. La valanga c'era. Ragazzi, non riesco a tirare fuori da me, me la rinfatera da solo. C'era la valanga, c'era la cascata. No. Stavo per cascare. Non so se si può cascare qui. Spero di no. Molto probabilmente no, sarebbe abbastanza un suicidio. Ti hai ferito? Non è ferito, è solo stanco. Cazzo che Malox, via. Perché i mostri comunque conseguono stanno. Nooo. Aia. Dato sei solo. La doppia ha fatto. Che vuol dire dato sei solo? È che ha fatto la doppia. Porco. Arriviamo. Come scendere da qua, vieni. Sì, stavo vedendo se potevo fare la mensa, invece no. Arriviamo, Dado. Qui sono dei gattini. Ma... No, Marco, abbiamo sbagliato. No! Cosa è successo? Strada, dobbiamo andare di qua. Siamo andati giù. Dobbiamo andare su. Bevo. Ok. Ah, hai ragione. Dado, ricordati, se ti serve istantaneo, c'hai le pillole. Non ce l'ho più. Ah, ok. Prenditi la pillola della difesa. Del giorno dopo. Pillola della difesa. Della difesa... E della forza, prendetela. Pillola della difesa, forza. Ci siamo, io ci sono. Ci sono chip. Difesa. Vai, e poi ci curiamo. Porco! Perfetto. C'è da dire però che non è così difficile il gioco normale, nel senso nel gioco normale puoi buildarti come ti pare. Sì, qui c'è della roba più impostata, quindi è già diverso. Io ad esempio ora come ora non so quale sia la debolezza, probabilmente se parlavamo delle armi a cui era debole si faceva molto di più. Credo sia debole però a tuono e drago questo qui. Bene. Due ragazzi si è andato. Aia! Io ci provo però. Wey! Tanto i tentativi sono tre. Contento che sia più difficile però. Sì, no. Siamo capiti. Mi sa che abbiamo rotto qualcosa qua, Scappa. Scappa? Ah no, bacello perforante.
Sì, zoppicava, mi pareva. Davvero? Ti ho fatto male, quindi? Per 10 minuti, sì. No, in 10 minuti, sai, 10 minuti possono bastare. Conta che una vita ci restano. Ma non mi fa, mi fa prendere un bacca, ragazzi. Perché non hai l'effetto, forse? Ma sto perdendo un botto di stamina. Allora non so. Forse hai qualche status che ti impedisce di prendere lo strumento. Ci sono anche quelli. Sta zoppicando, dai, si può fare, ragazzi. Non dobbiamo morire, quella è l'unica cosa. L'ho bloccato, dai. I baccelli perforanti. C'è il bambaro, no, ragazzi. No! C'è il bambaro. È la fine. Ciao. Facciamoli combattere. Spero lo facciano. Sì. Che spettacolo. Che spettacolo. Però non c'è ancora la disputa. Attaccato, l'è caduto. Esce scritto quando c'è la disputa in alto a destra. Quindi per ora ancora non. Oh, la mia vita! Deve esserci il trigger. No! Dai, però! Stavo curando, Marco, non ho fatto in tempo. Allora. Dado, ti ho curato io. Grazie. Dove faccio prima a passare? Sempre da qua, mi sa. Sì, è sempre la stessa la strada. No, ma di qua faccio prima. Sei otto, Dado? Ancora combattono. Eccoci qua. Sì, però non c'è stata l'animazione figa. Probabilmente o non c'è o non c'è stato il trigger. Dai. In questi casi, wow, fa scappare l'altro mostro. Sì. Ci sarebbero le bombe letame. È vero. Che però non abbiamo, quindi niente. Wow! Paralizzato il Tigrex. Insistete. La minchia. Cazzo. Averne due così, però. È caduto. Ci sta aiutando però il bambaro. Nonostante ci faccia del male incredibile. Parte rotta. Sì. Uff. Oh. Ah no. Buonanotte, abbone. Notte abbone. Wow! Eccoci. No. Ah, ok, pensavo di essere morto abbiamo io. Abbiamo una vita. E ora dove cazzo siete? Le abbiamo rotto le ali. Entrambe. Wow! E ora dove cazzo siete voi? Lo vedi dalla mappa. Siamo molto vicini. No! Wow! Ecco. Che cazzo è? La pillola della difesa, se non l'avete presa, prendete. No, ancora non l'ho presa. Prendila, Marco, subito. Non faccio. Vattene a nascondere, tanto ci sono io. Eccola. Nel tempo ce l'abbiamo, il bambino se n'è andato. Serve soltanto non morire adesso. Che bella la coda, sì, che se ne viene. Madonna, che spettacolo! Dai, non ho finito la combo. Io non sono ancora riuscito a sedirmi in groppa. Ma perché sta incazzato, è difficile. Aia. No, quasi finito. Cioè, sono quasi morto. No! Ragazzi, no, dado. Scappa, via. Finita. Ha preso me. E niente. La possiamo dare quasi per vinta, poi la rifaremo. Sì. Per conto nostro in live, non lo sappiamo. Beh, ragazzi, non so, vediamo. Anche perché potrebbero aggiungere un'altra missione ora che parte la open beta, quindi sì. Ora vediamo un po'. Io vi ringrazio per essere passati. Intanto vado al PlayStation Store. Oh no, lo fa davvero, vuoi vedere la live? Aspetta un attimo. E tanto lo devo fare, E cerchiamo, ecco, che palla, non li voglio spendere sti 20 euro. Che palla, Marco, non lo prendere. No, che stai cercando? Dragon Monster. Marco, lo prendo su PC. Davvero? Marco, non lo tirerò mai su PC.
Ma te aspetta a prenderlo. Aspetto? Ma fa come vuoi. Amici della chat, lo deve comprare oppure no? No, non è un'idea della chat. Se è scontato, prendilo. Allora, c'è da dire che su PC costa 26 euro. E quindi non qui lo prendo. Costare, qui dovrebbe costare 15 o 20. Costa 50 euro. Costa 16 euro. Allora devi aspettare. No, quella è la Iceborne, Marco. No, no, Monster Hunter World. 50 Marco, euro. Ce la chi a 16 euro. Ma la chi per play non mi fido. No, no. Aspetta che lo scontano. La lo chi sconteranno, per lo sconteranno prima o poi. Niente. Lo scontano tipo una volta al mese, quindi... Quindi ragazzi, grazie mille per essere passati. E sì, speriamo vi sia piaciuto il contenuto di stasera. Una live con un po' di contenuto una volta ogni tanto. Eh sì. E niente, ricordiamoci, ci vediamo domani dalle 22 alle 23, forse ci sarà una pomeridiana, non lo sappiamo. Se non avete letto il messaggio che ha mandato Dado oggi a pranzo, ve lo dico, ve lo ripetiamo, tra oggi e domani, cioè oggi e domani, ci sta gratis su Steam un gioco che si chiama Kabounce, che si scrive Kabounce con la K iniziale, e è gratis appunto, è un gioco molto carino che sarebbe bello da fare in live con voi, quindi... Se beh, di scaricarlo abbastanza leggero, si lo tira qualsiasi PC. Lo tira Airo. Lo tira Airo. E sarebbe carino da fare con voi. E niente. Ricordiamo che domani siamo in live del 2023. Ricordatevi di seguirci sui nostri vari social e di comprare i giochi dal nostro link di referral su Instant Gaming. E basta, ragazzi. A domani. E ciao, buonanotte. Ciao.